Fred Film Radio. Io sono. Stavo partendo in inglese, ormai stiamo facendo, sai, una roba schizofrenica. Mischiamo. Del resto è più Inter. Esatto. Venezia 74, io sono in compagnia di Giovanni Totaro. Ciao. Ciao. Sei qui col tuo ultimo film. Primo. Diciamo, al momento l'ultimo, ma diciamo, il primo. Sei qui con un film, sì. Uno dei tanti, spero. Happy Winter. Grazie. Ho avuto il piacere di vederlo, mi sono divertito un casino, ma... Dai. Non si ferma solamente lì, è un bellissimo studio, e lo posso buttare senza avere alcun rimorso, studio sociologico sull'Italia che conosciamo tutti. Questa secondo me è una grande forza di questo film. Mm-hmm. Ci riconosciamo esattamente in tutti i tuoi personaggi. Noi. Siamo noi, non c'è, bisogna fare un mea culpa, sì, ma anche comunque uno studio riflesso. Come è iniziato il tutto, questo progetto, sai, questi tre mesi di limbo italiano doc? Tutto è iniziato quando questo villaggio estivo fatto di capannine rischiava di sparire nel 2014, quindi nel 2014 doveva essere l'ultima estate. Lì è partita la mia attenzione e la mia voglia di andare ad ascoltare e conoscere questo posto. È stata prorogata la sua fine al 2020, quello che hai visto sparirà nel 2020. E guardando il materiale che avevo girato nel 2014 mi ero reso conto, uno, della potenza visiva del posto, e mi funzionava, è importante trovare anche le immagini per raccontare qualcosa, quindi ho visto che le immagini le avevo e sentivo tutto il potenziale per il lungometraggio attraverso un ragionamento sui protagonisti che ho selezionato nel corso dell'estate. È il luogo perfetto, perché è il luogo della vacanza di massa, quindi che è figlia appunto del benessere, del boom degli anni 60. Ora non abbiamo più quel tipo di boom economico, abbiamo forse gli effetti collaterali del boom degli anni 60, quindi lì potevo raccontare l'illusione che si continua a ripetere del benessere economico, delle vacanze, ma allo stesso tempo la realtà è mutata, la fiducia nel paese non è più la stessa. Quindi avevo appunto, attraverso la scelta dei protagonisti, il grande interrogativo su cosa faremo dopo, e anche il fatto che questo luogo sparirà in qualche modo è sintomatico del fatto che appunto i traguardi che la classe media ha raggiunto vanno sparendo in quelli che sono gli effetti della crisi economica, perché più che crisi economica parliamo di effetti di crisi culturale, crisi identitaria. Questa è la... E parlarne in modo indiretto attraverso le vacanze, quindi con un'atmosfera leggera, spensierata, così diciamo, mi sono spinto nel... questo primo lungometraggio. E, tra l'altro, la forza incredibile di questo film è anche quasi la parvenza di sceneggiatura. Sembra quasi che tu sia riuscito a scrivere il film e a farli recitare, ma invece è tutto vero. Allora, in realtà io ho scritto, perché grazie alle estati precedenti, mm-hmm, io avevo chiara la dinamica e la parabola dei tre mesi. Anche dei personaggi, comunque. Anche dei protagonisti. Quindi, anche perché poi i protagonisti sono molto legati al luogo, quindi il Ferragosto è comunque un momento importante per tutti loro, in misura diversa, ma è un momento importante per tutti loro. Quindi il fatto di stare sempre in un'unica location, di avere forte consapevolezza della dinamica estiva e di come si evolvesse da giugno a settembre, mi ha permesso di scrivere, di avere una struttura solida a livello drammaturgico e narrativo, in modo da tenermi aperto ad eventuali ispirazioni o strade che non avevo, ecco, guardato. E dimmi, un'altra cosa tipicamente italiana, la fame dei 15 minuti vorrogliani, ti ha aiutato durante le riprese, e a volte anzi hai visto qualcosa di costrutto che magari... No, allora, è stato importante vivere appunto quel posto prima di arrivare con la troupe, in modo tale che loro ormai si fidavano di me, avevano capito quello che volevo fare, si era costruito un rapporto di fiducia. Quindi l'arrivo della troupe non è stato vissuto come lo sbarco del cinema. Sì, un po' è stato vissuto come lo sbarco del cinema, perché da solo siamo passati in 15. Però li avevo preparati a tutto ciò, soprattutto i miei protagonisti, li avevo preparati anche durante l'inverno, a quello che sarebbero state le riprese estive. Cioè, li ho conosciuti io, Sì, mi sono limitato all'estate, ed era una scelta focalizzarmi su quel momento, ma il mio rapporto con loro è partito da molto prima. Ci siamo frequentati durante l'inverno, abbiamo fatto delle riprese, perché proprio perché sono attori non professionisti,
li ho dovuti portare in qualche modo all'interno del film. Grazie mille, grazie mille per essere stato con noi. Non lo so, se hai invece una critica, una botta che mi vuoi dare. Ah, vogliamo finire sì, così? Dai una botta anche, perché sennò è tutto bello. No, non, anzi, che ti metto in difficoltà. No, esatto, ti metto in difficoltà. Distruggi. E se io leggo questo film un po' con una polemica, quindi che è un'allegoria del cinema italiano, che guardiamo verso Cinecittà sempre questa epoca d'oro, ma alla fine non ci sarà più. E però questa è un'altra chiave di interpretazione a cui io non avevo vedi, pensato. Ho detto una cavolata pazzesca. Però, così. Però il fatto che il film offra diversi spunti, per esempio oggi mi hanno suggerito qualcosa che in realtà c'è nel film, ma io non avevo mai veramente, su cui non mi ero mai veramente focalizzato. Alla fine, cioè, il politico è il venditore da spiaggia abusivo, no? Cioè, raccontano bene la distanza che ormai la classe dirigente, la politica, ha col territorio. Cioè, non ci si incontra più. Lui gli parla di registratore di cassa e Antonio dorme in spiaggia per monetizzare di più. Sono proprio su due lunghezze d'onda diverse. Quindi, bene. Grazie mille. Un saluto a tutti. Anche ciao, grazie a te. Grazie ancora per aver fatto questo film. E il primo di molti, ricordiamo. Grazie, grazie. Fred Film Radio, The Festival Insider.